tu mi devi perdonare se io a te fare del male. Ah, mattino. Ma signore, io faccio quello che posso. Io mica sono muratore, io so Coco. Ma quale Coco? Tu sei l'aiuto del Coco. E intanto io mi sono specializzata a capare cipolle senza piagne. Sì, vabbè, va. Tiè, vuoi beve? No, a me l'acqua mi fa schifo, io bevo solo il vino. Angela! Che c'è? Oh! Ah, sai una cosa? Mi sa che ci siamo scordati il cesso. E andiamo a cagare, scusa, al prato? Ah, Nico, e non di parolacce. Vabbè, allora devo spiegare in un'altra maniera, eh? Se a noi ci viene voglia di andare a come si dice? A evacuare, no? Se al bagno non ci avevamo, andiamo al prato. Sentite un po'. Vuoi ballare minuito? Ma che ballare? Io me la devo dannare. Ma scusa... E il ristorante non apre solo di sera? Sì, siccome il padrone è partito, è venuto un aiuto Coco nuovo, allora io gli devo dare una mano. È tutta una scusa perché non gli va a lavorare. Avete sentito che ha detto? Non mi va a lavorare bene. Ma come io faccio il Coco? Lavo i piatti, faccio l'autista, faccio il muratore. Io che se ne è che se cale otto, sta aiuta l'ispettore di polizia a farsi casa. E questo è proprio il colmo, eh? Tiri, 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 tiri. Io me ne vado. E vabbè, vabbè. E se vengono 7-8 persone che vogliono mangiarla, come si deve fare? Beh, allora veramente si deve aspettare 9 mesi e 3 giorni. Ecco, ma perché bisogna avere pazienza. O se il cliente non vuole avere pazienza, o ha dell'isola di pieno, o deve fare senza. Ah. Giovanni Papetti, Viale Cazzo, o 5 anni. A Roma sta via qui, non ci sta? Ah, sta scritto qui, guarda. Ma che dici? Viale Carzi? Molta pazienza. Non ti innervosire, perché se tu ti innervosire, tutto male andrà a finire. Ma quando tu ti dormire nel palazzo, tu lavora in silenzio. Ma non fa rima. Ah, tu lavora lo stesso. Ma che... Pocotto, Pocotto! Pocotto, un par de coglioni. Oh, oh. No, 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 io non mi impiccio. Sì, fa bene, fa bene. Se ne va! Se ne va! Si calmi, signor. Abbiamo trovato il portiere che non si impiccia. Questo è l'unico.